Allora, una signora va in ospedale per donare il sangue e trova in ascensore un tipo che conosce e che dice: Sara, che ci fai qui? Sto andando di sotto a donare il sangue. E lui fa: quanto ti danno? E lei dice: $25.25. E poi fa: e tu come mai sei qui? E lui dice: sto andando di sopra per donare un po' di sperma. Allora lei fa: quanto ti danno per lo sperma? E lui: $250. Un mese dopo i due si rincontrano all'ospedale. Lui sta uscendo dall'ascensore e lei ci sta entrando. E lui le fa: salve, stai tornando di sotto per donare il sangue? E lei risponde: sei un maiale. Oddio. Ma chi ti scrive le battute? Sergente Dolenz, chiamata per il sergente Dolenz. Qui la centrale, qual è la vostra situazione? Centrale, qui sergente Dolenz. Niente di nuovo, ancora non si vedono. Secondo te se la sono bevuta la tua storia? Oh, Cristo, ti vuoi rilassare? Se la sono bevuta, non ti preoccupare, un po' di pazienza. È stupido stare qui, avremmo potuto già arrestarli. Sì, avremmo potuto, ma non è giusto verso Barry e Monica. Stanno uscendo. Cazzo sta succedendo? Che ci fa qui la polizia proprio adesso? Guarda. Dovevo immaginarmelo. Salve. Buonasera. Buonasera, signore. Che sta succedendo, Kay? Perché ti sei rivolta alla polizia? Credo che il detective Dolenz ve lo spiegherà subito. Signori Callister, ho il piacere di presentarvi Barry Mitchum. Un investigatore privato assunto dalla Norris Insurance Company. Sembra che la sua partner, Monica Waldman, sia scomparsa. E abbiamo ragione di credere che voi sappiate dove si trova. No. Abbiamo già discusso l'argomento con la signorina Egan. E glielo può confermare lei stessa. Sì, è tutto vero, ma... Vede, dottore, mi sembra che ci sia una sottile discrepanza nella sua storia. Noi qui abbiamo la registrazione di una seduta di terapia svolta tra lei e Monica. E ci sono dei particolari che forse le rinfrescheranno la memoria. Lei sta bluffando, Kay. Non c'è niente su quel nastro. Per me sarà un piacere farvelo sentire alla stazione di polizia. Ma prima, mettete le mani in alto, tutte e due. Io mi fidavo di te, Kay, e tu ci fai questo. Sì, ti sei fidata di me. Come mia sorella si è fidata di voi. Tua sorella? Chi è tua sorella? Pamela Hansen. Si ricorda di Pamela Hansen, vero, dottore?